Siamo a Nouakchott, la capitale della Mauritania, della Repubblica Islamica della Mauritania. È l'unico posto al mondo in cui nel terzo millennio esiste ancora la schiavitù. Parliamo di uomini, donne e bambini senza identità, senza documenti, oggetti da scambiare, bestie da sfruttare. La popolazione di questo paese è di circa 4 milioni di abitanti, di cui il 25% è schiava. Louis Barré, un attivista dell'IRA, l'iniziativa di rinascita del movimento abolizionista della schiavitù. È un'organizzazione di lotta popolare fondata prevalentemente da ex schiavi. La missione dell'associazione è rendere gli schiavi, ci spiega lui, per le loro condizioni isolati dall'analfabetismo, la povertà, la mancanza di assistenza, renderli consapevoli della possibilità di una vita libera dalla schiavitù. La loro è una lotta contro i Bey Danes, la casta schiavista, ma anche contro lo Stato, la polizia, i giudici e gli imam. Sono loro, ci spiega, che impediscono agli schiavi di lasciare i loro padroni. Ogni volta che uno schiavo si libera e l'IRA, il gruppo antischiavista, ne è a conoscenza, subito arrivano gli agenti di polizia, i giudici, che aiutano gli arabo-berberi ad intimidire lo schiavo fino al ritorno alla sottomissione. Sono costrette a matrimoni forzati e soprattutto allo sfruttamento sessuale, come avviene per quasi tutte le donne schiave, che sono vittime di abusi sessuali da parte del maître, del padrone, ma anche poi del figlio del maître, degli amici del maître. E tutti questi figli sono un numero di braccia in più, sono schiavi da vendere, comprare, regalare, a seconda dell'umore e delle cortesie che desidera fare il maître. E queste donne crescono dei figli che poi di punto in bianco una mattina non vedranno mai più. Siamo nel quartiere più povero, si chiama Riyadh, un quartiere difficile da vedere, dove vivono tutti gli haratin, sono i cosiddetti schiavi. Lavorano quasi tutti per il maître. Il più delle volte, il 90% delle volte è un moro bianco, come lo chiamano loro, sono gli arabi. E sono gli arabi che sfruttano, che schiavizzano i mauritani, i mori neri. I mori neri hanno un unico obbligo, che è quello di ubbidire. Per cui gli schiavi e le schiave, che spesso sono in queste condizioni da tantissime generazioni, quindi sono figli di schiavi, che a loro volta sono stati figli di schiavi anche loro. Vivono senza documenti, vivono senza diritti. Sono come le bestie, possono essere acquistate, possono essere regalate. I maître abitualmente violentano le donne, le schiave, le mettono incinta, perché ovviamente l'obiettivo numero uno è quello di fare il maggior numero di schiavi possibili, perché questi non saranno mai figli del padrone, sono comunque figli di una schiava e quindi sono schiavi anche loro. Lei si chiama Barca Azatin, ha 28 anni, anche se ne dimostra qualcuno in più. È una delle pochissime schiave che è riuscita a fuggire. Mi hanno strappato a mia madre quando avevo 5 anni, racconta. Accompagnavo il padrone ovunque per dare da bere al bestiame, poi lavoravo in casa, lavoravo 24 ore su 24. Il padrone mi stuprava, non so nemmeno a che età, ero bambina, avevo appena indossato il velo. Alla fine è nato un figlio che il padrone ha deciso di togliermi, di regalare a sua figlia. Poi è stato il figlio del padrone a violentarmi ed è nato un altro bambino. E alla fine ho deciso di cercare mia madre, l'ho trovata, mi ha portato via. Il padrone si è infuriato e ha tenuto i miei figli in ostaggio. Allora mi sono rivolta all'associazione, all'IRA, ho iniziato una battaglia legale, ma i giudici e la polizia erano contro di me. Anche mia madre mi ha denunciata per aiutare il padrone a riprendermi, per non farmi morire di fame.
E alla fine mia madre dice: mia figlia è diventata pazza, è diventata folle. E adesso sono in una condizione miserabile. Lui invece è Said. Quando ha cercato di fuggire dal suo padrone aveva solo 15 anni ed è scappato con il fratellino che ne aveva 8. La schiavitù ha segnato la mia vita, racconta. I miei fratellastri sono stati dispersi, alcuni sono stati regalati, venduti, qualcuno forse è stato ucciso. Per 10 anni ho cercato di ritrovarne uno. Poi ho trovato una mia sorellastra che lavorava da un padrone e mi ha detto di andarmene via, che lei non voleva lasciare il padrone, aveva paura. Io non ho mai capito che differenza ci fosse tra l'essere schiavi e essere qualcos'altro. Poi alla fine un giorno ho scoperto che ero uno schiavo quando ho visto come il padrone trattava gli altri bambini, gli altri figli, diversamente da me. Io gli facevo tutti i lavori da manovali, lavori più pesanti, mangiavo in disparte dagli altri, venivo picchiato ripetutamente. Che luru do che dala ma puinja. Lui è Nahim, uno dei tanti ragazzini schiavi che abitano qui a Nuashot. Come quasi tutti gli adolescenti, si occupa del rifornimento dell'acqua. Ogni giorno carica l'autobotte, fa chilometri e chilometri di strada con l'asino. Carica questo autobotte e poi rientra nel villaggio. Con la pompa riempie tutti i contenitori, ovviamente per la famiglia del metro. Poi, se avanza qualcosa, li porta anche sotto la sua capanna, dove vive con la madre e con 4 sorelle. E poi riparte. Fa questo tutto il giorno, praticamente dall'alba al tramonto. Questo è il suo compito. Quando rientra, se il metro lo ritiene, se c'è qualche ora libera, lo manda poi ad aiutare gli altri suoi fratelli che si stanno occupando della costruzione di un altro edificio. Ça va? È arrugginito portone perché i bambini schiavi sono rinchiusi qui, lontani da tutti. Qui siamo per strada, in una delle vie principali di Nuashot. Quelli che vediamo sono degli schiavi che lavorano il cemento, ovviamente sotto il sole. Qua ci sono circa 55 gradi. Sono le 3 del pomeriggio. Là dietro non si vede, ma c'è ovviamente il loro maître, o meglio uno dei dipendenti del maître, un uomo di fiducia, che li controlla. Loro non scappano, non saprebbero dove andare, non hanno documenti, non hanno nulla. E poi, come si dice, Allah li guarda, per cui lavorano, anche perché quello è il loro compito sulla terra. L'arabo è lì nascosto, là dietro, che li osserva, che ci osserva. Qui non è molto semplice fare delle riprese, non è assolutamente sicuro. No, I don't have a registration. No. Fa bene, fotografia. Ovviamente le condizioni igieniche sono pessime. C'è un odore di carogna, molti animali muoiono e le carcasse vengono buttate qua. I bambini vivono qua, in mezzo all'immondizia e in mezzo alle carcasse. Sono circa 7.000 che
che vivono da schiavi in queste condizioni. Your baby, it's beautiful. Amadile Bus, uno dei dirigenti dell'IERA, il movimento per l'abolizione della schiavitù della Mauritania. Lavora fianco a fianco con il presidente dell'associazione, Biram Dada Abeid, che è stato in prigione per circa 10 mesi, nella prigione di Aleg, insieme all'attivista Diarra, che è un attivista della sezione Italia, che vive in Italia da diverso tempo ed è al vertice della sezione italiana del movimento. Entrambi sono finiti in carcere, incatenati in piena notte, trascinati al commissariato di Darnahim, con l'accusa di aver fatto una manifestazione non autorizzata. La polizia con loro ha gioco facile perché l'IRE è un movimento non violento, quindi non oppone alcuna resistenza. Lui spiega: se ci vogliono arrestare noi li seguiamo. Sappiamo di essere dalla parte della legge e della ragione e quindi subiamo in un certo senso. Il viaggio di Nuakchot, dove partono alcune piroghe in lontananza, molti di loro sono dei migranti che aspettano per lì la piroga. La piroga spesso riesce ad arrivare fino alla Spagna. C'est bien. Alors.